sì, è stata una parata decisiva, però comunque la squadra è sempre rimasta concentrata per portare a casa questo derby. Poi che il risultato sia stato sul pareggio ci abbiamo un po' rimorso, però alla fine è andata bene, dai. Diciamo. È un pareggio che vi sta stretto, tolta la tua parata decisiva, però nei 90 minuti si è visto un Chieti superiore alla Vastese, anche per occasioni create. Sì, assolutamente, siamo stati molto più concreti rispetto a loro, molto più decisi proprio come animo di squadra, perché era una partita importante, sia per la piazza sia per la squadra. Era uno scontro diretto perché comunque abbiamo poco di differenza in classifica, quindi sentita e risentita. Ripeto, abbiamo sempre questo rimorso, però è, diciamo, un tassello piccolo per andare avanti sempre più forte. Passi avanti è buono, insomma, sì. Un pareggio che allunga la striscia dei risultati, così che vedete la vittoria, adesso si va a Termoli, occasione ghiotta per sì. Continuare questa striscia, magari portare a casa 3 punti e passare dei momenti un po' più tranquilli. Sì, esatto, è necessario quei 3 punti per allungare la classifica con le squadre che abbiamo vicino, e soprattutto la squadra riesce a captare le informazioni. È una cosa positiva di questa squadra che caratterialmente riesce a mettersi molto nella partita. E quindi sicuramente a Termoli sarà una partita buona, bella. Domenica scorsa eri stato decisivo con una parata sullo 0-0, oggi un'altra parata decisiva nel finale, stai crescendo molto nelle ultime partite, ti senti anche tu più convinto nei tuoi mezzi, hai forse acquisito anche maggiore autostima rispetto alle primissime partite? Sì, è tutto un percorso di crescita, soprattutto di fiducia. E sto lavorando molto, molto fuori dal campo, parlo molto col mister, e il mister è il primo che mi dà sempre fiducia, e parliamo della partita, parliamo dei giocatori, dei compagni di squadra, e quindi questo rapporto col mister che crede in me mi ha sempre portato più autostima. Poi il mister mi ha sempre dato, da quando è arrivato mi ha caricato di più responsabilità. E quindi mi sono messo ancora di più al lavoro per dare al mister quello che a me chiedeva. Perché all'inizio, scusa la franchezza, magari essendo figlio del padrone la gente aveva pensato, io l'ho raccomandato, invece adesso stai meritando pienamente il posto del titolare. Sì, sto dimostrando il mio valore, semplicemente, sì, no, sì. L'ho dimostrato e sono felice di questo, infatti mi sento anche molto più accolto adesso dalla piazza.